Enzo Vizzari, sulla guida dell'Espresso, è abituato a dare giudizi e voti. Che voto diamo a questo Vinitaly? Al Vinitaly, in termini di contenuti, un voto davvero molto molto alto. Mi dispiace ripetere una cosa che è un tormentone che da molti anni do, un voto molto meno alto alla città di Verona, perché dal punto di vista delle infrastrutture, per quello che il Vinitaly rappresenta, per quello che la Fiera di Verona fa e dà a Verona, ebbene, forse si potrebbe fare un po' meglio. Lei oggi ha scoperto il Parrozzo è un vino dolce abruzzese, ha detto beh, si beve bene e si mangia bene in Abruzzo. Io sono profondamente offeso da quello che tu hai detto, perché io, grazie a Dio, essendo, come mi definisco, abruzzofilo dichiarato, il Parrozzo lo conosco da svariate decine d'anni e quindi sono felice di averlo riassaggiato oggi. E poi era una provocazione, ho detto, ma pensa che buon moscatello, una scoperta di questo vino. In realtà il vino, quella bottiglia, non la conoscevo ed è un vino meraviglioso, un passito che è l'ideale proprio per accompagnare, bello fresco tra l'altro, servito alla temperatura giusta, per accompagnarlo a un parrozzino delizioso. E quindi anche in questo senso, viva l'Abruzzo. L'ultima, approfitto della sua gentilezza e disponibilità, quest'anno siete stati abbastanza buoni con i ristoranti abruzzesi. Cos'è? È cresciuta la qualità in Abruzzo? Ma noi siamo sempre cattivissimi, questa è la regola che io ho e che do ai miei collaboratori, per cui quando si riscontrano dei giudizi un po' più positivi, mi permetto di dire, questa è presunzione, che evidentemente sta migliorando e di parecchio la situazione. Obiettivamente c'è una crescita nei piani alti delle classifiche, è fuori discussione, è evidente sotto gli occhi di tutti e quindi è facile parlare bene dei soliti noti eccellenti, ma c'è una crescita importante del livello medio che a noi è parso opportuno registrare.